Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità, perché i tavoli ministeriali bocciano ancora una volta la nostra regione. Lo affermano i consiglieri di centrosinistra che attaccano un centrodestra incapace di pianificare ed ora torna l'incubo del commissariamento. Il servizio di Stefano Recanati. La nuova e durissima bocciatura del tavolo ministeriale di monitoraggio della sanità sui 38 mesi di governo del comparto da parte del centrodestra conferma tutti gli allarmi lanciati in questi mesi. L'Abruzzo è ancora senza il piano operativo e la programmazione della rete ospedaliera e della rete territoriale collegata alle risorse PNRR, oltre a non aver ancora programmato la sanità futura, tanto che i tecnici chiedono la trasmissione della bozza di programma operativa 2022-2024. La voce più preoccupante però riguarda l'ingente disavanzo di gestione dei conti della sanità e che oggi trova una certificazione ministeriale. 107 milioni di euro non coerenti con il piano di rientro né con le risorse programmate. 107 milioni di euro in un solo anno con una mancata programmazione e con un debito che è destinato a ripetersi. Lo certifica il tavolo di monitoraggio che boccia questa regione, ovviamente dicendoci quello che conosciamo. Zero atti della programmazione nell'intera legislatura e si attendono fatti e non soltanto chiacchiere. Pesantissimo il dato numerico sulla mobilità sanitaria passiva. La mobilità evitabile ammonta al 73,9%, mentre per quanto riguarda il costo economico delle migrazioni sanitarie fuori regione, il saldo tra la mobilità attiva e passiva per la prima volta si attesta a meno 100,839 milioni di euro nel quarto trimestre del 2020. È il dato più drammatico perché la scusa di questo governo regionale su tutto, sulla loro lentezza e sul fatto che sono fermi, è il Covid. Bene, la mobilità ci dice tutt'altro, perché il Covid c'è stato ovviamente in tutto il mondo e in altre regioni, e il dato è che alcune regioni hanno dovuto prendersi carico dei pazienti abruzzesi. Noi insieme ai colleghi del centro-sinistra andremo fino in fondo per vedere per quali prestazioni e quali luoghi purtroppo sono costretti in qualche modo a subire questa fortissima, negativissima mobilità passiva. Ritorna il rischio commissariamento? Beh, non lo dico io, lo scrivono nero su bianco perché non ci sono risposte. Cambiamo argomento adesso perché si è consumato presso un supermercato di Pescara l'ennesimo episodio di vessazioni nei confronti di lavoratori e tutto questo a pochi giorni dal 1° maggio. L'episodio non è sfuggito ai sindacati che vanno all'attacco e porteranno il caso dinanzi all'autorità giudiziaria. Voglio il nome e cognome di chi oggi ha il ciclo, ok? Se no, gli calo le mutande io. Questo il messaggio raccapricciante inviato dalla direttrice di un supermercato sulla chat WhatsApp dei capi reparto dopo aver trovato un assorbente fuori dal cestino del bagno. Al rifiuto dei dipendenti a comunicare il nome, la violenza da verbale si è trasformata in fisica. Il grave episodio è avvenuto alcune settimane fa presso un supermercato della città di Pescara. Sulla vicenda è intervenuta la Filcams CGL. Il sindacato conferma come questo sia purtroppo l'ennesimo episodio di mobbing nei confronti di lavoratrici e lavoratori e si dice pronta a portare il caso in procura. Quello che possiamo dire è che il fatto che noi stiamo raccontando oggi è che in un negozio della provincia di Pescara che opera sotto l'insegna Conad, del gruppo Conad, è avvenuto un fatto assurdo perché la responsabile di questo negozio ha mandato un messaggio audio ai responsabili di quel negozio chiedendo che venisse identificata la persona che era responsabile di questa cosa terribile che era successa, minacciando le ripercussioni, lettere di richiamo e arrivando a dire sostanzialmente che se non fosse uscito il responsabile addirittura era disponibile a scendere gli indumenti intimi di queste donne che erano in servizio. Quindi ha chiesto l'elenco di queste persone e nei confronti di queste persone ha fatto una serie di
minacce, se può essere esatto, perché si parla di lettere di contestazioni e si parla anche di mancata conferma, si parlerebbe, perché poi sono tutta una serie di fatti che andranno anche accertati in qualche modo, eventualmente da altri, non da noi, ma ci potrebbero essere anche queste minacce di mancate conferme di contratti a tempi determinato o di ripercussioni. Il mondo del commercio è un mondo fatto in gran parte di donne, che sono soggetti deboli, ma non soltanto in quanto donne, ma perché hanno problemi anche familiari che li comportano carichi e problemi di conciliazione di tempi di vita. Rendere la vita difficile a una donna in un negozio è una cosa facilissima, purtroppo, e avviene purtroppo molto spesso, non soltanto in questi contesti, ma anche in contesti di grandi gruppi, perché spesso i negozi hanno pochissime commesse, spesso anche andare in bagno è difficile per una donna, o anche per un uomo, voglio dire, e ci creano situazioni di questo genere. Questo succede troppo spesso, questo è noi quello che crediamo e questo è quello che denunciamo. Uno statista moderno che ha saputo interpretare il senso dello Stato in chiave attuale, a Silvio Spaventa, patriota e statista originario della provincia di Chieti, l'Università D'Annunzio dedica un anno di celebrazioni in occasione del bicentenario della sua nascita, il servizio di Selenia Secondi. La Fondazione Spaventa e l'Università D'Annunzio vogliono onorare la figura di Silvio Spaventa, abruzzese, patriota risorgimentale e ministro dell'Italia Unita, che si adoperò per migliorare la rete delle infrastrutture in Italia. Nel bicentenario della nascita, Spaventa sarà ricordato con celebrazioni e una serie di manifestazioni che faranno tappa a Bergamo, dove fu eletto deputato, a Roma, dove fu presidente della quarta sezione del Consiglio di Stato, e a Napoli, oltre che in Abruzzo. Un politico attuale, patriota e statista, esemplare per la storia d'Italia. Seppe interpretare il suo ruolo politico anzitutto con quel senso dello Stato che oggi è così latitante nella nostra politica nazionale. È difficile trovare un politico che credette veramente nel ruolo che gli era stato affidato dalla sorte e dalla storia. Originario di Bomba, fu colui che distrusse la destra storica e che costruì le ferrovie statali attuali che ancora oggi conservano i limiti di allora. Volle assolutamente sopprimere la compagnia allora privata che si preoccupava solo di collegare le città e non le campagne e non le montagne, e su questo, a costo anche di far cadere il proprio governo, lui volle e cadde a favore di De Pretis e a quel punto costruì le ferrovie attuali statali, che paradossalmente oggi hanno di nuovo lo stesso problema. Sì, si collegano in alta velocità le grandi città, ma ci sono anche le realtà di provincia, ci sono realtà di montagna e di campagna, quindi il suo pensiero davvero attuale di una persona molto originale che ha avuto un valore molto più alto di quello che gli viene riconosciuto per la sua amicizia molto stretta con Cavour, che era un genio sì, ma come tutti i geni non è sempre amato. Ecco, se ci fosse oggi lui proprio nello scenario internazionale geopolitico, cosa consiglierebbe in questa situazione attuale? Certamente il senso dello Stato gli avrebbe sconsigliato di tenere un linguaggio dai toni troppo elevati che esasperano le tensioni e rischiano di provocare conflitti. Non era un uomo debole, era un uomo forte, perfino ai limiti in qualche modo della reazione durante il brigantaggio, però lo seppe interpretare con questo rispetto dell'altro, altra qualità che manca oggi, dove basta strillare di più per avere ragione. Silvio Spaventa non era questo. A Cavour come era un genio. Andiamo a Pescara adesso, perché Domenico Pettinari torna a denunciare spaccio e abusivismo tra gli alloggi popolari di Via Rigopiano. Il consigliere pentastellato chiede l'applicazione della legge regionale 96 del 1996. Per vincere la guerra non bastano alcune battaglie. Alcune battaglie sono state vinte, ma c'è ancora una guerra da vincere qui. Qui ancora c'è un'emergenza sicurezza in atto. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Pettinari, è tornato a denunciare presunte illegalità tra le case popolari di Via Rigopiano, a due passi dall'ospedale civile di Pescara. La visita del pentastellato è a seguito di un blitz delle forze dell'ordine che alcuni giorni fa in un appartamento hanno trovato oltre 400 grammi di cocaina, che al dettaglio avrebbero fruttato circa
50.000 euro. Pettinari chiede la revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare a chi delinque e lo sfratto degli inquilini abusivi. Poi mi si dice a me che io chiedo di togliere gli alloggi, mi si contesta dicendo e poi dove li mandi in mezzo alla strada? Secondo voi mandiamo in mezzo alla strada persone che hanno 57.000 euro di valore all'interno di un alloggio popolare quando va bene poi pagare 15, 20, 30 euro al mese di affitto? Quelle persone devono andare fuori dagli alloggi pubblici, quindi chiedo lo sfratto immediato. L'assegnazione delle case popolari è regolata da una legge regionale, la 96-96, in base alla quale si verificherebbe chi sfrattare e chi no. Una legge che, dice il consigliere regionale, non è applicata. La legge esiste, una legge regionale, deve essere applicata dalle amministrazioni comunali, perché poi in capo alle amministrazioni comunali ci sono le competenze per verificare tutti i requisiti, e qualora i cittadini non hanno i requisiti o sono abusivi o hanno perso comunque i requisiti, devono essere fatti oggetto di provvedimento di decadenza. La legge c'è, io chiedo di applicarla da anni, purtroppo mi sto sgolando in mezzo alla strada, non sono io né il presidente della regione né il sindaco di Pescara, io ho perso le elezioni. A ciò si aggiunge la sporcizia tra i palazzi fatiscenti e 20 appartamenti intanto sono ancora vuoti, le finestre murate, mentre la lista d'attesa per ottenere un tetto sulla testa scorre a rilento. Promuovere la partecipazione e l'attivismo civico dei ragazzi, questo è lo scopo del progetto avviato in collaborazione tra l'Istituto Comprensivo Villa Verrocchio Montesilvano e l'associazione Demos. Un'esperienza educativa e civica rivolta a tutti i giovanissimi studenti. Si tratta della costruzione di un organismo rappresentativo eletto con la finalità di promuovere la partecipazione e l'attivismo civico dei ragazzi su tutti i temi che interessano questa piccola grande comunità. L'occasione è ottima per introdurre elementi conoscitivi sui sistemi elettorali, i ruoli dei partiti, che nell'esperienza specifica non esistono, ma il cui ruolo costituzionale sarà oggetto di studio nei previsti seminari. L'esperienza ha visto protagonisti i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Villa Verrocchio di Montesilvano e l'associazione Demos. Basta spiegare i principi costituzionali sulla democrazia, la rappresentanza, la partecipazione per far capire loro ciò che li aspetta. Certo è che poi nel mondo reale purtroppo anche i principi costituzionali traballano moltissimo, ma noi gli spieghiamo anche questo, gli diciamo anche che la Costituzione purtroppo molto spesso non è attuata e che abbiamo bisogno di fare in modo che le giovani generazioni si dedichino ad attuare i principi che noi gli stiamo insegnando. Come la scuola ha recepito questo messaggio dell'associazione e come lo stanno recependo soprattutto i ragazzi? Allora, hanno recepito molto bene i ragazzi questo messaggio e per loro è un modo di partecipare alla comunità della scuola, ma non solo, perché poi svolgendo anche un programma elettorale che è, diciamo, il perno di tutto il progetto, loro si occupano sia della scuola ma anche del territorio, quindi c'è questa partecipazione e cittadinanza attiva che riguarda non solo la comunità scolastica ma anche il territorio. E poi questo fatto adesso di fare oggi il seggio è un modo veramente di maturare, di prendersi una responsabilità che li preparerà anche per il loro impegno futuro. Volevo anche ringraziare la preside che ha creduto in questo progetto e ci ha permesso di portarlo avanti in questo triennio dando la massima disponibilità. Beh, ho imparato comunque i valori delle votazioni, perché vivendola di prima persona a scuola comunque è stata una bella esperienza anche per me. È una bella esperienza anche prepararci a quello che poi sarà veramente una cosa che comunque faremo. Ovviamente noi saremo dei votanti in futuro, però comunque questa cosa è una cosa che comunque è anche una bella esperienza, perché è stato comunque tutto un percorso questo consiglio di istituto. Per le elezioni più importanti sì, comunque noi stiamo facendo una cosa alle prime armi, diciamo così, ma è una cosa che comunque ci insegna e ci fa capire cosa c'è nel mondo futuro e cosa dovremmo, ci prepara alla crescita futura, diciamo. Rimaniamo a Montesilvano, ma per parlare di tutt'altro argomento, 20 nuove fototrappole offerte in comodato d'uso da Formula Ambiente S.p.A. saranno installate per contrastare l'abbandono abusivo dei rifiuti. Giuseppe Dintino.
Adesso non si scherza più, è chiaro l'avviso del sindaco di Montesilvano De Martinis pronunciato oggi in conferenza stampa e rivolto a chi abbandona i rifiuti per strada. 20 fototrappole mimetiche di ultima generazione, dotate di sensori di movimento, saranno poste a rotazione in diverse zone della città per immortalare, anche di notte, chi non smaltisce correttamente i rifiuti. Insieme all'alta velocità, all'abbandono delle azioni canine e appunto abbandono dei rifiuti, queste risultano essere le tre richieste che più di tutte i cittadini mi fanno da quando sindaco, e devo dire che al primo posto c'è proprio l'abbandono dei rifiuti. È quel il servizio che da oggi verrà implementato in città, è un servizio molto importante di contrasto appunto a un fenomeno tristissimo che rende la nostra città meno pulita, meno decorosa e da un punto di vista turistico anche meno attrattiva. Le fototrappole sono offerte in comodato d'uso per 2 anni da Formula Ambiente, che si occuperà anche della loro manutenzione. Per i cittadini che trasgrediscono è prevista una sanzione amministrativa di 309 euro, mentre le ditte che abbandonano i rifiuti incorrono in un reato. Oltre la metà dei verbali della Polizia Municipale è nei confronti di cittadini non residenti a Montesilvano. Per questo, tramite riconoscimento facciale e identificazione delle targhe, saranno controllate soprattutto le vie d'accesso alla città, come spiega il comandante Casale. L'obiettivo primario è quello di debellare un fenomeno che è diventato a dir poco stucchevole, l'abbandono dei rifiuti sulle strade. Quasi il 60% è gente che viene da altri comuni limitrofi a fare gli abbandoni a Montesilvano. Questo sì, questo è un dato oggettivo che abbiamo delle contravvenzioni che abbiamo fatto negli anni precedenti. Andiamo a Teramo adesso, un mese ricco di incontri culturali con personaggi famosi del mondo del teatro, cinema, letteratura ed arte. È il Maggio Fest, appunto, di Teramo, il festival della primavera giunto alla sua 30ª edizione che partirà la prossima settimana in città. L'iniziativa è curata dal regista teramano Silvio Araclio. Tania Bonnici Castelli. Torna sfolgorante a Teramo il Maggio Fest, il festival di primavera che da 30 anni offre incontri con la letteratura, il cinema, il teatro, la musica e l'arte. Un viaggio che dura un mese e che esplora ogni volta nuove curiosità nel campo della cultura del nostro tempo. Curatore dell'evento, il regista teramano Silvio Araclio, che da anni trova la forza creativa ed economica per organizzare una macchina dello spettacolo così complessa e così affascinante. Innanzitutto apriamo con la letteratura e con i libri. Sono 3 scrittori ospiti del Maggio Fest e proprio alla luce di Teramo, città che legge, abbiamo voluto invitare Marco Lodoli, Sandra Petrignani e Italo Moscati. Segue invece naturalmente il cinema, che c'è il 5, Giuseppe Piccioni con L'ombra del giorno, magnifico film recentissimo del 2022, torna a Teramo e con lui naturalmente ci sarà, speriamo, anche Scamarcio. Altri appuntamenti con la musica e diciamo anche il cabaret, il Signor G, uno spettacolo praticamente su un omaggio a Giorgio Gaber, Oddio come siamo liberi. E poi abbiamo una novità su Cassandra, sulla profezia, sulla guerra, sulla condizione alternativa delle diverse, della donna in questo caso, in una drammaturgia di Donatella Ferretti, che è una intellettuale ma soprattutto una donna molto sensibile ai problemi del sociale. Voglio ricordare che dal 2019 è assessore alla cultura al comune di Ascoli. Anche qui, accompagnata da un'attrice con delle percussioniste e con l'aiuto di dei video, a Spazio 3 Teatro presenterà questo spettacolo molto intrigante. La chiusura del nostro maggio è con una grande mostra che nell'Arca, in questi locali, a 30 anni dalla nascita del Maggio Fest, sarà dedicata all'inventore del fauno, il nostro segno, Stefano Canulli, e a lui dedichiamo attraverso gli affiche, ma soprattutto gouache, bozzetti originali, una carrellata di questo suo segno così significativo. La 30ª edizione del Maggio Fest di Teramo è stata supportata in primis dall'amministrazione comunale, dalla regione, dalla provincia e dalla Fondazione Tercas. La parola d'ordine è rinascita culturale del capoluogo. E a Chieti l'amministrazione comunale ha organizzato una mattinata di sport, in particolare di allenamenti per la pallamano con i ragazzi ucraini che frequentano le scuole della città. Un'occasione per far integrare i ragazzi già provati dalla sofferenza della guerra.
Una mattinata di sport al Pala Santa Filomena di Chieti Scalo per gli studenti ucraini che frequentano le scuole di Chieti. Un'iniziativa dell'amministrazione per avvicinare i ragazzi giunti dall'orrore della guerra in Ucraina ai valori dello sport e della condivisione. Ci tenevamo molto insieme al nostro sindaco, insieme alla collega Gianmarino, con il Chivanis distretto Italia San Marino e con la Federazione Pallamano, volevamo regalare ai bambini ucraini presenti nei quattro comprensivi della nostra città un momento di normalità in una situazione che tutto è meno che normale, ma non è soltanto, come ben diceva, un appuntamento una tantum, ma ci saranno delle novità, perché vogliamo coinvolgere sempre di più i comprensivi, ringraziamo i quattro dirigenti scolastici, affinché si possa davvero estendere in prospettiva questo appuntamento alle classi a cui appartengono questi bambini, perché noi come amministrazione stiamo facendo molto per l'accoglienza, ma vogliamo fare ancora di più per l'integrazione. Crediamo che sia qualcosa di fondamentale, peraltro regalare loro oggi una giornata così bella all'interno di questo impianto, che è un autentico gioiellino della nostra città, è qualcosa di assai importante. All'interno di questa giornata ci sono i tecnici federali della Pallamano nazionale, che parlano appunto come lingua madre l'ucraino, e oltre ai momenti sportivi ci saranno anche dei momenti ludico-ricreativi. Hanno cominciato ad allenarsi con la squadra della Pallamano Chieti anche quattro ragazzi ucraini del 2006. Attualmente vivono nel campus universitario, ma si stanno integrando ogni giorno di più. Sì, abbiamo avuto una segnalazione tramite la Federazione Italiana, che praticamente è il gestore di questo impianto, di questi quattro ragazzi che stavano fuggendo dall'Ucraina. Quindi li abbiamo intercettati, sono arrivati a Chieti e adesso vivono nel campus universitario e si allenano con noi, con la nostra società. È un momento anche di condivisione sui valori dello sport. Eh sì, diciamo che lo sport unisce tutti e rende l'animo gioioso, e questo è stato la volontà dell'assessore allo sport e del sindaco e mia, della pubblica istruzione, è proprio di creare una giornata in tranquillità per questi bambini che sono arrivati da tanto lontano e che si sono dovuti sistemare nelle nostre scuole cittadine. E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport, che ovviamente apriamo con la Serie C, con il Pescara, perché si giocherà alle 16 il playoff di domenica tra il Delfino e la Carrarese allo stadio Adriatico Cornacchia. Gara che i biancazzurri non possono sbagliare per non chiudere anzitempo la stagione. Sarebbe un errore imperdonabile infatti sottovalutare l'avversario. Il servizio di Andrea Costantini. La nuova formula dei playoff di Serie C non ha avuto grandi riscontri in chiave abruzzese. Fino allo scorso anno una sola squadra, il Teramo, ha avuto la possibilità di accedervi da quando è stata varata, cioè dalla stagione 2016-2017, e due volte il Teramo l'ha disputata, ma senza mai passare un primo turno, nel quale i biancorossi hanno sempre giocato in trasferta, da ottavi in classifica, e senza riuscire a vincere, 0-0 a Catanzaro nella stagione 19-20 e sconfitta 2-0 a Palermo un anno fa. Al Pescara di Luciano Zauri il compito di sfatare questo tabù in un playoff che sulla carta è molto lungo, ma che impone a chi è in corsa di non poter guardare oltre il singolo match che si disputa, poiché, specie nei primi due turni, la qualificazione si gioca in soli 90 minuti e dal terzo turno in poi in 180. Così il primo ostacolo del Delfino sarà la Carrarese. Ieri definito anche l'orario, si gioca domenica alle ore 16. Luciano Zauri dovrà sfruttare appieno questa settimana per preparare a dovere la squadra, poiché una volta iniziata la competizione, e finché il Pescara ci sarà dentro, si giocherà ogni 3-4 giorni e possibilità di allenare in pieno la squadra non ci sarà più, visto che si sarà alle prese con sedute defatiganti e rifiniture a getto continuo. Nel primo e nell'eventuale secondo turno il Delfino giocherà in casa e avrà a disposizione due risultati su tre. Col pareggio passa la migliore classificata. Di certo un grande vantaggio, ma che può ribaltarsi anche in un condizionamento se si interpreta il match con eccessiva protezione.
prudenza. Lo scorso anno al primo turno ci furono 4 vittorie esterne su 9 partite. Nella stagione 19-20 nessuna, ma reduci dal Covid, 4 gare non si disputarono per rinuncia ai playoff di alcuni club e nelle 5 disputate vi furono una vittoria interna e 4 0-0. Nelle precedenti 3 stagioni su 30 partite di primo turno si sono registrate 8 vittorie esterne. Sempre restando ai numeri, Pescara Carrarese sembra avere una storia già delineata. Tra campionato e coppa in 21 partite all'Adriatico il Pescara ha perso solo 2 volte. La Carrarese è la squadra che in campionato ha vinto di meno in trasferta, una sola volta a Imola lo scorso 10 ottobre. Eppure le 2 gare di campionato sono state combattute e all'Adriatico, pur pareggiando 1-1, la squadra di Totò Di Natale disputò una delle migliori gare lontano dallo Stadio dei Marmi. Tanto basta al Pescara per non prendere sotto gamba una squadra che peraltro ha chiuso male il campionato perdendo le ultime 2 partite nelle quali ha incassato ben 9 reti, anche perché il Delfino, visto l'Adriatico nella gestione Zauri con Grosseto e Imolese, ha lasciato molto a desiderare a dispetto dei 4 punti conquistati e per fare strada serviranno ben altre prove, ben altra personalità, ben altro atteggiamento. Invece il Teramo ha chiuso la stagione, ospite dell'ultima puntata di ieri sera di Pro Teramo, l'allenatore biancorosso Federico Guidi ha ripercorso l'annata sulla panchina del Diavolo. L'andata contro l'Aquila Montevarchi, il pomeriggio di Imola, quelli da cancellare, le giornate da cancellare. Poi il futuro, che lo vede in scadenza di contratto, aspettiamo, ha detto, che la società risolva i problemi che ci sono stati. Lo ascoltiamo. Ma questa rosa secondo me sarebbe una grande base e andrebbe rinforzata secondo me con caratteristiche che ad oggi mancano, mi riferisco a quello che ho detto in precedenza. Davanti sicuramente servirebbe un attaccante anche che riesce a far reparto, forte nel gioco aereo, anche per giocare con o anche con Bernardotto o da solo. E poi secondo me dei centrocampisti un po' diversi rispetto a quelli che avevamo, ma le partite più brutte che abbiamo fatto secondo me sono state in Montevarchi all'andata. Poi vabbè, al di là di quel momento, in quel mese di dicembre, dove secondo me a livello mentale hanno inciso tantissimo e dove io non sono stato bravo a isolare il gruppo da tutto ciò che ci stava accadendo, e quindi eravamo veramente fragili sul campo e al primo schiaffo non riuscivamo mai a reagire. Questo è successo con l'Ancona in casa, a Reggio, e poi nel girone di ritorno secondo me la partita più passiva che abbiamo fatto è stata Imola, anche se poi è venuto fuori un risultato 1-0 al 94esimo, però sul campo la squadra non mi era piaciuta, mi era piaciuta addirittura meno rispetto alla partita persa in casa con il Montevarchi, dove secondo me sì, abbiamo perso, abbiamo rischiato anche di prendere un paio di gol, però la reazione sul campo l'avevamo provata a fare. Quest'anno ho apprezzato il lavoro di tantissimi allenatori, nel senso nella mia parentesi a Gubbio mi era piaciuta la Reggiana di Alvini, che tra l'altro è un amico, ma come quest'anno penso che Colavitto a Ancona, Mammalotti a Montevarchi e anche Viali a Cesena per lunghi tratti abbiano, chi in un modo o chi in un altro, abbiano fatto un bellissimo lavoro. Sono in scadenza di contratto, è chiaro che prima si deve risolvere le questioni societarie per poi rimettersi a sedere e parlare e discutere di quelli che possono essere i programmi. Detto questo, con la proprietà, appena dopo poco che si era insediata, io mi ero già messo seduto e avevamo già trovato l'accordo per continuare insieme. Poi ora lo avete spiegato più volte, insomma anche prima, chiaro che prima ora ci sono cose ben più importanti che dell'aspetto tecnico da risolvere. Sinceramente qualche attestato di stima l'ho avuto, ma non si parla di, sono solamente sondaggi o complimenti o cose così, anche perché ancora il mercato non è nemmeno in una fase embrionale.
Parliamo adesso di volley a 3. Domani sera alle 20:30 l'Abba Pineto giocherà in casa la gara 3 dei quarti di finale playoff, partita decisiva per l'accesso alla semifinale per la promozione in A2. Per l'occasione la società, nonostante il calibro della sfida, ha deciso di rendere gratuito l'ingresso al Pala Santa Maria. Vogliamo dare, ha dichiarato il presidente dell'Abba Pineto Guido Abbondanza, un segnale forte a tutta la comunità pinetese, chiamare a raccolta il popolo del Palavolley, trasformarlo in un catino infernale per spingere i nostri ragazzi alla conquista di un sogno chiamato Serie A2. Siamo certi, ha detto Abbondanza, che la nostra gente risponderà all'appello, e questo mi dà lo spunto per ricordarvi questa sera l'appuntamento alle 21 con Pallavolley, la rubrica di volley curata e condotta da Sergio Zappalorto. Il TG6 invece torna alle ore 19, ma tutti i servizi che avete visto sono consultabili sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi un buon proseguimento di giornata.